La cultura non si ferma in questo momento di difficoltà, soprattutto con il vostro sostegno. Da oggi è possibile acquistare i CD con la colonna sonora dello spettacolo teatrale Rosina e Martumè, un amore da briganti. Ha un grande valore la vicenda di Rosina e Martumè, sia da un punto di vista storico che simbolico. Sin dal primo momento abbiamo deciso di realizzare una colonna sonora originale. Raccontiamo la storia da un punto di vista diverso. Non è solo una storia d'amore. Anime salve la meschinità, per questa patria che non morirà. Nel 1860, sul trono del Regno delle Due Sicilie, era da poco salito il giovane Francesco II, quando le camicie rosse di Garibaldi sbarcarono a Marsala. Molti, anche fra gli ufficiali dell'esercito borbonico e fra gli alti funzionari, appoggiarono i nuovi conquistatori, probabilmente anche perché corrotti preventivamente dai piemontesi e dai loro finanziatori. Ma molti altri continuarono a battersi per l'indipendenza delle Due Sicilie. I combattenti filo-borbonici furono definiti genericamente briganti e di essi vennero messi in luce soprattutto gli atti violenti e non le reali motivazioni che li spingevano a contrastare i soldati di Vittorio Emanuele. Nel Sannio, gli uomini agli ordini di Cosimo Giordano rapirono ed uccisero 45 uomini fra soldati della Guardia Nazionale e carabinieri come atto di resistenza all'invasione del Regno delle Due Sicilie. Ma la cosa non andò giù al generale Cialdini, che inviò subito una colonna di bersaglieri per vendicare l'accaduto a Casalduni e Ponte Landolfo. La rappresaglia fu contro la popolazione civile, una vera e propria strage. I bersaglieri uccisero vecchi e bambini, violentarono le donne, incendiarono le case. Anche Rosina perse i suoi cari, ma lei riuscì a salvarsi. Lo spettacolo Rosina e Martumè, un amore da briganti, è ambientato nell'accampamento dei briganti nei pressi di Casalduni e racconta della vita di questi uomini, pronti a morire per i propri ideali di libertà. Combattere è sempre più difficile nell'agosto del 1861 e solo la morte di Lele, il fido braccio destro di Martumè, convince il protagonista a rifugiarsi con Rosina a Gaeta, il suo paese, per provare a salvare se stesso e la sua amata, nell'attesa di tempi migliori per poter riprendere la sua battaglia. Reputo molto affascinante la storia di Rosina e Martumè e del brigantaggio postunitario in generale e dei fatti di Casalduni e Ponte Landolfo in particolare. Beh, nello spettacolo Rosina e Martumè, un amore da briganti, abbiamo pensato di partire proprio dagli elementi storici, integrandoli invece con degli elementi di fantasia, con dei personaggi di fantasia. Penso a Lele, penso al Cantastorie e agli altri briganti che sono nell'accampamento. Ebbene, tutto questo si sviluppa attraverso dei fatti che accadono nell'accampamento di Martumè, con l'accompagnamento delle musiche originali di Alessio D'Alessandro, e tutto nasce da un'idea che ebbe Cesco D'Alessandro alcuni anni fa, che mi propose, e poi da lì è nato lo spettacolo Rosina e Martumè, un amore da briganti. La storiografia ufficiale ci racconta l'Unità d'Italia secondo un certo punto di vista, definendo per esempio baracconi di regime il sistema economico del Borbone, avallati questi discorsi anche da economisti meridionali che naturalmente però non vengono definiti come effettivamente sono, cioè gente che se non si fosse allineata avrebbe perso tranquillamente la cattedra universitaria. Il fatto è che siamo stati presi in giro tutti, sia al nord che al sud, ed è possibile verificarlo tranquillamente. Basta spegnere il televisore, andare su internet o comprare un libro sull'argomento che non sia allineato, e per capire che, per esempio, la Campania era la regione più industrializzata d'Italia
o che, come diceva Borges, brigante significa partigiano. La storia d'amore, appena la lessi, mi colpì immediatamente perché questi due ragazzi, lo svolgimento di questa storia d'amore e lei che dopo una gioventù dedita al lavoro, si ritrova che la vita le riserva, no, meglio che diate un'occhiata al video, che è veramente accattivante. Io ho combattuto per la mia terra. Ho fatto di tutto per cacciarli i piemontesi. Quando sono arrivati qua, hanno distrutto tutto. Si hanno rubato tutte cose, hanno distrutto i villaggi. Noi abbiamo combattuto per cacciarli. Siamo stati fino alla fine. Ho visto morire tanti miei compagni. Ma alla fine abbiamo dovuto cedere. Quando pure gli ufficiali borbonici ci avevano abbandonato, si sono fatti corrompere dai piemontesi. E noi siamo rimasti qua. Ma alla fine abbiamo continuato a combattere fino all'ultimo giorno. Abbiamo combattuto per la libertà. E mo arriva l'unità, cacciamo su un nemico e lubricante, Quei brani nati tra quattro mura in una stanza diventano la voce di un gruppo forte, di un gruppo unito, diventano un messaggio di libertà, un messaggio di amore, un messaggio di appartenenza alla propria terra, di lotta, diventano soprattutto la nostra storia ed è una cosa molto emozionante. All'interno dello spettacolo la narrazione si snocciola attraverso parole e note da briganti, appunto, che è il sottotitolo che abbiamo voluto dare al disco in uscita. Un disco nel quale ha suonato anche Enrico Varriano, in arte Demetrio Vrecella, e nel quale è contenuta, si potrebbe chiamare una bonus track. Si tratta di un brano che non appartiene alla colonna sonora di Rosine Martumè, il cui testo è stato scritto da Massimiliano D'Alessandro con le mie musiche. Parla sempre di brigantaggio, di un brigantaggio di fine Settecento, per la precisione siamo nel 799, e il soggetto è il brigante Cucit e la sua storia vissuta a Ripalimosani. Volutamente i suoni sono molto acustici all'interno del disco perché non ci siamo voluti discostare da quella atmosfera intima e semplice, ma anche molto forte che si vive all'interno dell'accampamento lì in scena. Nelle schioppettate sono destinati a essere a ripalli a numero, Torneremo a Napoli col nostro re. E io voglio che ci state pure voi. Pure voi dovete stare con me. Ma c'è rimasta solo una cosa da fare. Ce ne dobbiamo andare lontano. Rosine Martumè, un amore da briganti, è uno spettacolo che narra di alcuni accadimenti storici che hanno riguardato alcuni paesini della provincia di Benevento, in particolar modo Ponte Landolfo e Casalduni. C'è da dire che durante la preparazione dello spettacolo ci siamo recati con tutto quanto il cast a visitare questi luoghi e abbiamo potuto constatare che le persone ancora conservano nella memoria i fatti tragici che hanno riguardato i loro antenati, lo conservano in maniera viva, reale. Proprio per questo motivo la scelta di regia doveva essere necessariamente di tipo realistico. Per questo motivo abbiamo eliminato dallo spettacolo tutte le varie sovrastrutture che normalmente caratterizzano gli spettacoli teatrali, quindi le scenografie e gli apparati tecnici. Allo stesso modo abbiamo deciso di svolgere l'azione all'aperto, in boschi o prati o parchi. E la stessa scelta di far iniziare l'azione scenica già da prima che il pubblico sia accomodato, fa sì che lo spettatore si immerga immediatamente all'interno dei fatti che stiamo narrando. Il pubblico stesso diventa parte integrante dello spettacolo perché si trasforma in bosco, si trasforma nel sentiero che conduce dal paese fin sopra la montagna, insomma diventa parte integrante dell'azione scenica. E allo stesso modo l'attore è libero di improvvisare sia l'azione scenica che la recitazione, per garantire a questo punto una resa recitativa mai costruita, ma sempre molto reale. Grido questa libertà, siamo.
briganti e non ci fa spavento morire lottando per questo tormento. Il cuore ci batte. Giunti a Gaeta, Martumè e Rosina si sposarono. E proprio mentre stavano progettando la loro vita, il loro futuro, il loro amaro destino giunse a presentare il conto. Non vince sulla libertà. Una storia avvincente. Il fascino del teatro che si unisce all'emozione della musica nello spettacolo Rosina e Martumè. Un amore da briganti. È possibile prenotare la propria copia del CD Rosina e Martumè, parole e note da briganti, con le musiche originali di Alessia D'Alessandro e un brano inedito di Massimiliano D'Alessandro. Per chi prenoterà il CD entro il 15 maggio, un ingresso omaggio alla prossima replica dello spettacolo e un ulteriore regalo da parte della produzione. La cultura non si ferma, soprattutto con il tuo sostegno. La meschinità per questa patria che non morirà. Siamo briganti e non ci fa spavento morire lottando per questo tormento. Siamo briganti e non ci fa spavento morire lottando per questo tormento.